Noi ringraziamo il Signore perché quando Gesù è venuto nel nostro cuore, Egli ha cambiato la nostra condizione. Quella parola che è giunta al nostro cuore ha sortito lo stesso effetto che sortì per il popolo di Israele in questo momento storico particolare. Non permettiamo, fratelli e sorelle, non facciamo convivere il peccato con la presenza di Dio nei nostri cuori, nella nostra vita. Una ferma decisione, una ferma scelta. E credo che noi abbiamo scelto e continueremo a scegliere solo Cristo nella nostra vita. Dio vuole che questo popolo si umili alla sua presenza perché vuole fargli del bene. Egli invece ha dato se stesso come agnello di Dio, si è presentato affinché noi fossimo purificati. Nonostante non abbiamo nessun merito, nonostante che eravamo immeritevoli, ma per grazia Egli ci ha resi presentabili davanti al Signore. Possiamo vivere momenti drammatici, andiamo a Cristo, ascoltiamo la sua parola. A volte ciò che rende la parola di Dio difficile da recepire è la sua disarmante semplicità. Israele vince, respinge i filistei, riconquista il territorio. Abbiamo il Cristo, il vivente, colui che di eternità in eternità è Dio. E per questo la nostra pace, la nostra salvezza, la nostra vittoria è garantita eternamente.